tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Ogni qualvolta che ritorno di qui mi viene in mente un po' l'anno 2019, un po' tutto il mese natalizio, ho davvero tantissimi ricordi legati a questo albero di Natale per quanto riguarda YouTube, ma non mi voglio perdere in chiacchiere. Questo sarà un vlog, ho fatto principalmente questo vlog per provare insieme a voi questi prodottini, anche perché la data di scadenza è veramente a breve. Ce le ho già da un paio di settimane, ma non ho avuto proprio tempo. Sapete che nel mese di novembre sono usciti comunque, non me l'aspettavo, ma sono usciti comunque un bel po' di video, ma sono stata super impegnata per quanto riguarda il mese di dicembre. Impegnata, ma con l'ansia a mille. Ci siamo quasi, non dico che tutti i 30-31 video sono pronti, ma la metà sì. Quindi non mi voglio perdere in chiacchiere e volevo provare con voi quattro prodottini. Vi vedete comunque anche mezza struccata, ho messo solo un filo di blush e correttore perché nel pomeriggio dovrò registrare altri 3-4 video, quindi sarà un po' così. Infatti sarà un vlog non tanto incentrato sul What It In A Day, ma principalmente per questa recensione. Trovate tutti i prodotti che adesso vi farò vedere sul sito di AS Food e come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia010. Allora, iniziamo con i due prodotti del marchio Panifactium, suppongo che si pronuncia così. Ovviamente parliamo di dei cracker low carb, crunchy, gluten free, vegan e chetogeno, che sarebbero chetogenici anche. Le leggo direttamente dal sito perché qui dietro io non ci capisco molto, quindi un attimo. Al momento non sono disponibili sul sito di AS Food, sono dei cracker low carb croccanti con semi di girasole e canapa. Allora, per 100 grammi la confezione da 200 grammi ha calorie 468, grassi 36 grammi. Per quanto riguarda i carboidrati, 6,6 grammi, quindi veramente pochissimi per 100 grammi, di cui zuccheri 1,7, proteine 19 grammi, fibre 20 e sale 2,2 grammi. Per qualsiasi cosa poi vi lascio il link giù nell'info box, si presenta così e andiamolo ad aprire. Oddio, che buon profumo! Wow, si presentano molto bene. Eccoli qua. Ha fatto macello. Wow. I semi di lino si sentono tantissimo. Wow, che spettacolo! In realtà sono buonissimi. Wow! Se siete interessati all'acquisto, cliccate la campanellina, avvisami quando ritorna disponibile, così loro vi avvisano. Non ho fatto un macello. No, wow, non sono tanto salati, ma sono veramente buoni. Veramente un ottimo prodotto, ve lo giuro. Wow, meraviglioso. Questo mi spaventa un po', sempre stesso marchio, è sempre un pane low carb. Questo mi spaventa molto molto molto. Guardate un attimo, questo invece è disponibile, è un pane low carb da 200 grammi. Sicuramente metto già le mani avanti, questo riscaldato con, sto provando una, dopo ve la faccio vedere. È uno super spoiler di un video che poi voi vedrete metà di dicembre. Ho provato una salsina di yogurt. Dopo ve la faccio vedere, comunque sarebbe tipo un po' come la maionese, ma completamente diversa. Yogunese si chiama, mamma mia, raga, è spettacolare. Infatti, già mi è venuta in mente una combo di fare tipo questo pane con un po' di quello e un po' di affettato di tacchino fresco oppure con l'avocado. Secondo me, questo tostato è molto buono. Quindi però noi lo proveremo così, ovviamente sono sempre dei prodotti, specialmente il pane. Io lo faccio un po' con tutti, ma vabbè. Mi è capitato perché devo fare il video, però io li faccio sempre un po' pareggiare i prodotti confezionati. Allora, non parlo più. Descrizione: pane pronto a base di semi di girasole, semi di lino e quark. Allora, valore nutrizionale sempre per 100 grammi, 299 calorie, 21,4 grammi di grassi.
Vedete tanti grassi, anche perché ho studiato anche per una dieta chetogenica, oltre ad una low carb, anche comunque ad una dieta chetogenica. Quindi non vi impressionate. Poi, per quanto riguarda i carboidrati, 0,5 grammi per 100 grammi, cioè veramente irrisorio. Di cui zuccheri 0,5, proteine 17,4 grammi e fibre 16,8, di cui sale 1,5. Ho aperto e ho preso il piattino. Si presenta un po' come se fosse una fetta biscottata più che un bamboletto. Eccolo qua, la mia voce. All'incirca io presumo che sia tipo da 30-35 grammi a fettina. Comunque all'interno ce ne sono 6, molto morbida. Un po' spugnosa. Oddio, mangiata così non mi fa tanto impazzire. Però questa secondo me, come vi ho detto prima, tostata è la fine del mondo. Mangiata così non mi fa impazzire, anche perché non mi fa impazzire neanche il pan bauletto tradizionale, quindi figuriamoci comunque un prodotto come questo molto particolare. Però secondo me, tostato dà ancora più sapore al prodotto, anche perché i valori sono ottimi. Sinceramente molto buono, non buonissimo così, però ho fiducia in lui che tostato è la fine del mondo. Tra i due forse preferisco i crackers, però vi ripeto, questo tostato con avocado, pomodori, oppure pure la combo che vi ho detto prima, un pochino di maionese con l'affettato di tacchino è la fine del mondo. Ok, proviamo gli ultimi due prodotti del marchio. Suppongo che si pronuncia Conzelmans. Suppongo di sì. Allora, io qui ho solo due gusti, che sarebbe gusto barbecue e gusto. Sì, sta scritto pure qua, crema di cipolle. La bustina è da 30 grammi. Calorie 116,4, grassi 3,6, di cui carboidrati 4,8, di cui zuccheri 0,9, fibre 4,8, proteine 13,8 e sale quasi un grammo. Voglio assaggiare prima gusto crema di cipolle. Ovviamente il mio telefono inizia. Gusto crema di cipolle. Oh mio Dio! Wow! Meravigliose! Wow, mi piace tantissimo il gusto, ma anche la croccantezza, adoro. Proviamo questo barbecue, per quanto riguarda i valori siamo lì. Mamma mia, che odore proprio di bacon. Wow, più che barbecue. Si sente proprio il bacon. Wow. Infatti, boh, qua sta scritto. Si vede proprio che è raffugato il bacon perché non sa di barbecue. Wow. Un po' forti. Ve lo giuro che sono meravigliose. Forse tra le due, oddio. Bacon, a me viene a dire bacon perché non sa di barbecue, sa proprio di bacon, bacon e pomodori, uguale, proprio il disegno che sta sulla copertina e sulla bustina, sinceramente molto particolare, ma crema di cipolle è un qualcosa di eccezionale, vi consiglio di prenderle assolutamente. E quindi nulla, io adesso continuo ad editare, devo editare una challenge che
Secondo me non sarà super lunga, però devo iniziare ad editarla. Vi volevo ricordare un'altra cosa. Fino a domenica 28, aspettate un po' i miei vuoti di memoria. Sì, fino a domenica 28 a mezzanotte, su Magical Jewel, sapete che c'è una pagina Instagram, ma anche uno shop direttamente su WhatsApp. Tramite la pagina Instagram potete tranquillamente risalire allo shop su WhatsApp. Sapete che mia sorella ha questo shop, quindi ci tenevo a dire che fino a domenica 28, in occasione comunque del Black Friday, la settimana più attesa dell'anno, 3x2 su tutti gli articoli. Quindi non so se siete interessati a fare qualche regalo natalizio, vi lascio la pagina giù nell'info box. E quindi nulla, io adesso corro ad editare, corro a programmare il video che uscirà oggi alle 14 e ci vediamo direttamente dopo col pranzo, perché per pranzo, ieri vabbè siamo state dai nonni, quindi ovviamente la domenica qui a Napoli quando avanza qualcosa te li porta. E quindi oggi gnocchi, e mamma poi vabbè la riscalda il forno con un po' di mozzarella, quindi gnocchi fatti in casa loro. E quindi nulla, ci vediamo direttamente dopo che vi mostro il pranzo. Io scappo, scappo, scappo ad editare e noi ci vediamo dopo. Eccomi qua, sono in postazione che tra poco iniziamo a registrare e tra poco tipo cambierò tipo 50.000 magliette. E nulla, non avete visto la merenda perché ovviamente sto aspettando mia sorella per registrare 3 video e quindi non ho bisogno della merenda per questi video perché c'è già abbastanza cibo. Stiamo registrando i video assaggio, gli ultimi 3. E ne abbiamo registrati veramente tanti in questo mese di novembre. E poi dopo vi faccio vedere direttamente la cena. Vi faccio vedere il prodotto perché poi vedrete tutto nel video mukbang. Dopo mesi, mesi, mesi ritorno a fare video mukbang da sola. Ma per il mese di dicembre ci saranno anche video mukbang insieme a mia sorella. Quindi adesso prendo i bicchieri e l'aspetto e iniziamo a registrare. Quindi ci vediamo direttamente dopo, sicuramente dopo quella cena che poi vi saluto. Stasera la mia cena sarà la pizza rima affitto. Non vedo l'ora di provarla. Questa è la nuova versione, infatti ne approfitto per farvi un mukbang dove rispondo alle vostre domande e poi vedrete il video recensione settimana prossima. Non vedo l'ora. Voi l'avete già provata? Comunque, mentre aspetto la pizza in forno, ovviamente vedrete la recensione direttamente settimana prossima. Mia sorella non so se stasera la mangerà, ma vi ho fatto vedere la Yogonese. È uno spoiler di un video che poi voi vedrete, ma sinceramente ve l'ho già voluta dire perché è quasi già finita e l'abbiamo presa tipo da una settimana, l'abbiamo provata. È veramente molto molto buona, molto particolare, quindi secondo me ne vale la pena. Fatemi sapere se la trovate, prendetela perché è veramente molto molto buona. Molto semplice, però ha un gusto particolare, si sente lo yogurt, è veramente molto buona, accompagnata al petto di pollo, anche alla tagliata di petto di pollo, è veramente buona. Comunque io ho un po' fame, ne ho registrato tantissimi video oggi, ma io ho un po' fame. E nulla, io dopo non ve la faccio vedere perché non vi voglio fare spoiler né niente. Io però spero che comunque anche questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!